vedo tante cose in questa sfera magica, tante cose nascoste, tanti misteri e tante cose. Vedo una ragazza. Una ragazza dagli occhi marroni. Sono degli occhi marroni. E vedo che questa ragazza sta comprando tante cose, Eric, aspetta un attimo, ma io non vedo niente qui, non vedo nulla. Non puoi vedere con gli occhi, devi vedere col cuore. Col cuore io vedo tanto di quelle cose. Vedo, guardare. Ma che significa? Scusa un attimo, Eric, ma dove le vedi queste cose? Cioè, la ragazza è dentro la palla? Dentro questa palla? No, non è qui dentro questa sfera magica. Io riesco a vedere con questa il futuro. Vedo il futuro. Il futuro? Tu vedi il futuro? E il futuro di quando esattamente? È un futuro lontano? Oh no, questo qui è un futuro. Un futuro di oggi, futuro. Futuro di oggi, che futuro è? Oggiastro. È di oggi. Aspetta, non sto comprendendo. Tu vedi il futuro di oggi e vedi una ragazza dagli occhi marroni che compra. E chi sarebbe questa ragazza? Cerco il nome, vedere il nome della ragazza. Io non vedo niente. Illuminazione. Questa ragazza si chiama Dominique. Si chiama come me. No, quella ragazza sei tu. Sono io. Sì, vedo te. Sì. Dominique, sei te del futuro, vedo. Non sono lì dentro. Dominique, tu oggi comprerai tante cose. La voce dov'è, Eric? Dominique, oggi tu acquisterai tante di quelle cose. Oh mio Dio, oggi io farò shopping e mi comprerò tantissime cose. No, aspetta. Come no? Vedo altre cose, fammi concentrare. Ma io non vedo un ragazzo. Ehi, accendila. Altrimenti non funziona. Ma è solo una lampada. Ah, devi accenderla. Ma non è una palla magica, è una lampada. E basta. Vedo un ragazzo. Un ragazzo pure. Un ragazzo dal nome di 5 lettere. Queste 5 lettere sono... È un principe azzurro. Potrebbe esserlo. Come si chiama? Eric. Ah, sei tu. Vedo che questo ragazzo è felice. Molto felice. Mai stato così felice. Vedo. Che c'è? Illuminazione. Che? So perché è così felice. Perché? È così felice perché oggi Dominique gli comprerà tante di quelle cose che neanche immagini, Dominique, del presente. Ah, Eric? Cosa? Io comprerò tante cose a Eric oggi? Perché oggi ho visto che faremo la challenge più bella di sempre. No, questa palla è rotta sicuro, è rotta, via. No, funziona benissimo. Aspetta che ti spiego la challenge. Buongiorno ragazzi. Io sono Eric. E io sono Dominique. E chi siamo? Ed insieme. Ok. E come avete notato sicuramente... Oggi siamo ed insieme senza voce. Sì, ogni tanto le nostre voci sbandano. E questo perché siamo molto molto raffreddati. A dir la verità è colpa mia se ho contagiato anche Eric. Ma tu stai ancora ballando? Basta, smettila di ballare, basta. Che c'è? Ballare è l'ultima cosa che mi resta. Non posso più gridare, cantare. Vabbè, non posso più fare. Non parlare è orribile questa voce. Ma un attimo, ma vuoi spiegarci la storia della challenge? Ah, certo, la challenge. Schiarisciti la voce, per favore, grazie. Come ti dicevo, Dominique, oggi io ho visto tante cose. E ho visto una cosa in particolare. Ho visto me che accendeva quella televisione lì. Accendi la televisione? Sì, ma non per guardare film o cartoni animati. E cosa? Per guardare la pubblicità. Cosa? Perché vuoi accendere la TV e guardare solo pubblicità? Perché oggi, Dominique, tu mi comprerai tutto quello che passerà in pubblicità mentre io sto guardando la TV. Cosa? Sì, Dominique, proprio tutto. Attrezzo di ginnastica, alla cosa per cucina, al PC, alla PlayStation. Ma che stai dicendo? Aspetta, sì. Ma sei impazzito? E questa cosa tu l'hai vista nella palla magica / lampadina? Veramente no. L'ho inventata io questa challenge e quello era un modo per convincerti a farla. Ah, wow. Devo comprarti tutto.
pronto? Sì, Dominique, quindi conviene iniziare. Dai, fammi accendere la No, aspetta, parliamone. Ma proprio tutto quello che vedo. Tutto, ginnastica, cucina, elettrodomestici, elettronica, tutto. Magari non devi comprarmi proprio la stessa marca di quello che vedo, però deve essere la stessa cosa. Una pentola deve essere obbligatoriamente una pentola. Non importa di quale marca. Un PC deve essere un PC, un cellulare un cellulare, una console una console. Oh mio Dio, ma potrebbe passare di tutto nelle pubblicità. La TV passa davvero di tutto. Potrei spendere miliardi di euro. Aspetta un attimo. Ma se io ce lo faccio con te, tu poi lo farai con me? Non lo so, Dominique, perché io il futuro non lo visto proprio bene. Dovremmo comprare va bene, ho capito. Siediti, iniziamo. Faremo così, mi piace. Andiamo. Ok ragazzi, siamo davanti alla televisione e adesso che si fa? Perché stai guardando Peppa Pig? Perché stai guardando Peppa Pig, Eric? Perché tra un po' c'è la pubblicità. Ah, quindi noi stiamo qui finché non arriva la pubblicità. Sì, va bene, nel frattempo guardiamo i cartoni. Ah, ok, ma proprio la prima cosa che capita in pubblicità, vero? La prima, assoluto. Bene ragazzi, speriamo bene, ci vorrà molta fortuna per me. Anzi, voi lasciate subito un bellissimo like a questo video se volete che la prossima volta sarò io a guardare le pubblicità e lui a comprare. Che cosa? Iscrivetevi al canale e attivate anche la campanellina. E adesso incrociate le dita insieme a me. Aspettiamo la pubblicità, eh? Oh sì, sì, sì. Aspettiamo. Pubblicità. Una serie? No, non puoi comprare. No, Eric, non ci siamo. È la pubblicità di una serie. No, non va bene. Se va su Netflix, mi compri Netflix. No, Eric, niente. Aspettiamo altre pubblicità, ok? Oh mio Dio, che ansia. Sì, questo. Carte. Carte? Sono delle carte. Delle carte? Delle carte da gioco. Che carte da gioco? Non importa che carte sono, basta che mi compri delle carte da gioco. E questa è la prima cosa che dovrei comprarmi. Delle quindi carte andiamo. Da gioco? Sì. Ah, ok, poteva finirmi molto peggio. Va bene, andiamo, dai. Perfetto, eccoci qui. Qui venderanno tantissime carte da gioco, quindi fammele scegliere con cura. Scherzavo, non ci sono giochi di carte, non c'è tutta questa varietà e c'è solamente uno. E no, c'è anche Burracco. Ma non ci so giocare. Ok, quindi vado per l'uno, ma le abbiamo? Adesso sono due. No, è uno. No, è uno più uno, due. No, ma sono sempre uno. Dominique, compriamole. Ok. Torniamo a casa, speriamo di trovare qualcosa di più divertente, magari qualcosa che non ho. Ok ragazzi, eccoci qui tornati sul nostro tappeto davanti alla televisione. E guardatelo lì, è già alla ricerca di nuove pubblicità. Sta girando i vari canali finché non trovo le pubblicità. Oh mio Dio ragazzi, speriamo bene. Ma resti nei canali per bambini, vero? Non lo so, perché non ce ne sono pubblicità. Dominique, ma mi spieghi perché? Quando io voglio vedere un film, tanta pace, c'è tantissima pubblicità. Quando invece cerco la pubblicità perché mi serve, mi è utile, non ce n'è. Dove stanno le pubblicità? Ragazzi, sta impazzendo, ragazzi. Che ci sono? Sto girando tutti i canali, avanti e indietro, tutti i canali completamente, ma nulla. È vero, ragazzi, confermo. Sembra non esserci pubblicità. Eric, sei abbastanza sfortunato, eh? Deve esserci, Dominique, deve esserci. E poi tranquilla, che abbiamo tutto il giorno. Io non ne vedo pubblicità. Trovata la pubblicità. Aumentiamo. Oh mio Dio, ragazzi, oh mio Dio, oh mio Dio, cosa spunterà? Per fortuna è un canale per bambini, cioè penso che almeno non vendano case o automobili. Penso cose per bambini, giocattoli al massimo. Cos'è? Cos'è? No, è già finita la pubblicità. Perché? Mi dispiace, Eric. Hai girato in ritardo, mi dispiace. Beh, continua la tua ricerca, continua pure. Cerchiamo ancora. Ragazzi, che fortuna. Speriamo bene. Much later. Pubblicità, ragazzi, eccola. Cosa sono? Carte di Pokémon. E basta. Di nuovo carte. Ok, ti compro quelle. Carte dei Pokémon. No, ma te le devo comprare. Una serie. Ah, perché le serie? Aspetta, Dominique, aspetta. Dai. Aspettiamo con ansia l'altra pubblicità. Vediamo cos'è. Pezzo cartone animato. Ancora. È finita, Eric, è finita la pubblicità. No, ma perché non c'è pubblicità? E quando c'è si parla di carte. Beh, Eric, no. Non ti vanno delle bellissime carte dei Pokémon? No, perché già mi hai comprato altre carte. Ma è proprio queste che ti comprerò oggi. Dai, no, andiamo, andiamo a comprare le carte dei Pokémon. Dai, andiamo. Basta. Non guarderai altra pubblicità, ti comprerò le carte dei Pokémon. No, le salto, ok? Non puoi, Eric. Andiamo a comprare
cercare le carte dei Pokémon. Bene, cerchiamo le carte dei Pokémon. Dove le vendono le carte dei Pokémon? In edicola. Può essere, quindi andiamo dritti in edicola. Quanto costano le carte dei Pokémon? 8 euro. Dominique, ti lamenti pure, sono solo uscite cose che costano poco finora. Quello che ci vorrebbe per te sarebbero delle caramelle per la gola. E anche per me. Andiamo in edicola. Le troverà le carte dei Pokémon? Eccolo, eccolo, eccolo. Trovate? Trovate? Le trovate? No, non ce l'avevano dei Pokémon, però no? E che ho sono comprato quelle di Yu-Gi-Oh! Hai comprato le carte di Yu-Gi-Oh! Sì. Cioè, con i miei soldi le hai comprate. Sì, sì, veramente sono costati 1,50 euro. Tu mi avevi dato 3 euro. E dammi il resto! No, no, dove sta il resto? Dammelo! Aspetta, Eric! Minuto. Volendo potevo spendere anche di più, perciò me lo sono conservato. Vale, ma non se... vale! No, 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 dammi il resto. Ma Eric, no, esci, no, il resto, no, dalla tasca! No, no. Ok ragazzi, siamo tornati. Però oggi devo dire che sono molto fortunata. Ho comprato soltanto carte. Pubblicità, pubblicità. Come pubblicità? Vieni. Tu già sei seduto, già, guarda, hai acceso. Guarda. E adesso, oh mio Dio, adesso cosa c'è? Speriamo, speriamo, speriamo. Cos'è? Cartoni animati! È una serie, è una serie. Aspettiamo, aspettiamo che finisca. Dai, dai. Ti prego, televisione, ti prego, ti prego. Eric, Tipo, sorprendimi tu. Ma non pensi di essere un po' esagerato, Eric? Tipo, sorprendimi tu. TV, sorprendimi tu. Dai, Tipo. Oh mio Dio, sta per cominciare l'altra. Oh mio Dio, oh mio Dio. Cosa sarà? E adesso? Il cartone animato. Ok, possiamo rimettere muto. Eric, ma sei proprio sfortunato. Posso svelarti un segreto? Forse hai scelto il momento più sbagliato per fare questa challenge, perché questo mese è agosto, è la settimana di Ferragosto, e sai, ci sono meno pubblicità. Davvero? Sì. No, no, sì, perché? Sì, sì, sì. Perché? Effettivamente ci ho appena pensato. No, ma da quando c'è meno pubblicità? Di solito c'è tantissima pubblicità. Sì, perché? Ma Eric, per Ferragosto, Eric. E quindi? Effettivamente ci ho appena pensato, sono davvero fortunata. Beh, io ovviamente farò la challenge nel periodo con più pubblicità al mondo, magari a Natale. Vediamo. Beh, continua a cercare, continua a cercare. C'è davvero poca pubblicità in TV oggi, eh? 1 hour later. Ok ragazzi, è messo lì da un po', guardate la disperazione. Non riesco a trovare delle pubblicità, incredibile. Una cosa così facile da trovare che non si trova, wow. Pubblicità. No, 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 hai trovato altra pubblicità? Davvero? Oh, cos'è? Mio Dio, che cos'è? È un film? È un film, Eric. Ok, mi devi portare al cinema. Devo portare al cinema? Sì, mi devi portare ma al cinema. Ma sei serio? Oh sì. Ok, va bene, ti porto al cinema. Altro. È sempre un altro film. No, ok, hai deciso, ti porto al cinema, mi piace. E poi? No, Eric, poi cosa? Ti porto al cinema, basta così. E poi? Andiamo al cinema. No, ma è chiuso, è pomeriggio, è estate. Stasera, stasera, per adesso fammi guardare le pubblicità, vai. Oh mio Dio. Aspetta. Sì, pubblicità, pubblicità, è Re Leone, noi l'abbiamo già visto tra l'altro. Cos'è questo? Cos'è l'oroscopo? È l'oroscopo, Eric! L'oroscopo? No, ma sono film, sono solo pubblicità di film. Basta, Eric, cambia canale, è deciso, ti porto al cinema, ma non adesso. Quindi carte, carte e cinema. Dai, è bello il cinema, no? Sì, è bello il cinema, però volevo comprarmi qualcosa. Volevo che mi compravi qualcosa, volevo un regalo di compleanno. Purtroppo la giornata è ancora lunga. Pubblicità, c'è pubblicità. Che cos'è questa cosa, Eric? Ciao, zio. Ma cos'è? Un'assicurazione, forse? Un'assicurazione. Vuoi un'assicurazione? No, Dominique, questa non vale. Incidenti e guadagno. No, va bene, ok. No, io questa direi di saltarla. Non so perché dovrei comprarti un'assicurazione. Vediamo. Cos'è? Avengers. Avengers? È un prodotto Avengers. Dei prodotti Avengers? Oh mio Dio, forse questa cosa mi piace. No. No. Perché? È l'assicurazione di nuovo. Ma ce l'hai già l'assicurazione alla macchina, Eric? Perché tutti vogliono venderci delle assicurazioni? Non vogliamo assicurazioni. Già l'abbiamo. Sta finendo, sta finendo. Ragazzi, vi presento il nuovo prodotto. Il pesto, Eric, il pesto. Ti comprerò del pesto. Ma sei non contento? Piace il pesto. Beh, avrai del pesto. Perché sono così sfortunato? Perché? Beh, Eric, il pesto è buono. Ma come lo vuoi? Pomodori secchi, olive e mandorle. Ma dai, pure questo. No! Perché un test di gravidanza? Perché? Ok, Eric, ti comprerò del pesto e soprattutto un test di gravidanza. Bene, Eric.
Non sei contento? Non è tutto quello che hai sempre desiderato? No! Bene, Eric, quindi io direi di uscire e di andare a comprare questo buonissimo pesto, che in effetti potrebbe servirci per stasera. Facciamo della pasta col pesto, che in effetti comincio a sentire un certo languorino. Che ne dici? A me non piace, non posso nemmeno mangiarla. Ma a me sì, piace. E adesso dobbiamo comprare il pesto. L'hai detto tu, Eric, sei tu che hai deciso questa challenge? No. Andiamo, tirati su. Perché finisce sempre così? Perché? No, aspetta, compriamo il pesto e non dimentichiamoci il test di gravidanza. E quello potrebbe servirti. Andiamo? Andiamo! Bene ragazzi, siamo al supermercato. Andiamo a prendere il pesto. Però penso che il test di gravidanza ce lo evitiamo. Sarebbe proprio inutile, almeno che tu non lo voglia. No. Va bene così? Magari prendiamo due pesti, quelli mi servono per fare la pasta. Andiamo! Quale prendo? Sono tanti gusti. Magari uno di questo, uno di questo. Ma il pesto era per me. Tu ti stai divertendo, ma le cose da comprare erano per me. Ero io che mi dovevo divertire in questa giornata. Ma la faccio mangiare anche a te, mica me la mangio tutta io. Fammi scegliere. Oh, finalmente, eccoci tornati. Ragazzi, è tardo pomeriggio ormai e non abbiamo fatto altro che passare l'intera giornata a guardare la televisione a vuoto, soltanto cercando delle pubblicità che non ci sono. Che giornata noiosa, stanca. Dominique, non me ne parlare. È io che pensavo che questa giornata sarebbe stata molto diversa. Pensavo che la pubblicità fosse una cosa bellissima che racchiudesse tutti i desideri delle persone. E in realtà oggi non c'è nulla, nulla di buono. Dai Eric, basta, rinunciaci, davvero, l'abbiamo capito, non ci sono pubblicità belle oggi. No, ti prego Dominique, la speranza è l'ultima a morire. Guardiamone ancora un po', vediamo che cosa c'è. Ok, tanto ormai non ho più nemmeno paura, ma solo fino a cena, ho fame. E abbiamo comprato il pesto. Pubblicità, ma è quella di prima, ragazzi. Sì, ragazzi, è l'assicurazione di poco fa. Che noi assicurazione. Che sembra qualcosa degli Avengers, ma non lo è. Non lo è. Beh, aspettiamo il resto. Dai, ti prego, dimmi che c'è qualcosa di bello. E noi abbiamo possibilità. Cos'è? Cos'è? Cioè, delle plum cake, delle merendine con riso? Cos'è esattamente? Ma Eric! Oh mio Dio, Eric, tutto a posto? Non voglio parlarne. Non sono nemmeno cioccolatosa, Eric. Perché? Dai, sono merendine. Eric, un settimo. E basta! Perché? Un giornale, ok, questo te lo compro pure, dai, così abbiamo qualcosa da leggere. Bene, Eric, delle merendine e un giornale, io direi che possiamo finirla. Ah, Eric, una Schweppes! La vuoi una Schweppes? Io volevo un PC, una PlayStation, un qualcosa di elettronico super tecnologico. Una Schweppes andrà bene. Ma non funziona con la tecnologia la Schweppes, e poi la baby finisce lì. Se vuoi c'è anche la mozzarella, ma le latta. Eric, sei proprio sfortunato. Oddio, se ti è capitata una sola pubblicità di qualcosa di bello. Quindi cos'è che mi compri? Delle merendine? Un settimanale? Uno Schweppes? E cosa? E la mozzarella, se vuoi. E la mozzarella, se vuoi. Dai, almeno abbiamo da mangiare e da bere. Ho da mangiare e da bere, perché sono mie queste cose. Ok, tranquillo. Non funziona quella palla. Io avevo visto delle cose più belle. Pensavo che sarebbe stato il giorno più bello della mia vita. Invece no. Hai scelto il momento sbagliato. Mi dispiace, Eric. Però ci siamo divertiti. Oh sì, io mi sono divertita molto di più di quanto immaginavo. Tu ti sei divertita, io no. Quindi andiamo di corsa a comprare le cose. Andiamo, Eric, dai, non posso mica andarci sola, andiamo. A quanto pare questo video si conclude facendo la spesa. Contento, Eric? Dai, compriamo qualcosa da mangiare, non c'è male. Questa andrà bene. Mozzarelle andranno bene. Preso, ho preso il giornale, eccomi qua. Ho preso un settimanale, il primo che ho trovato. Ecco qua, leggitelo per bene tutto, mi raccomando, è un regalo da parte mia. Grazie Dominique, davvero grazie. Volevo tanto un settimanale di gossip, cose molto interessanti, sì. Molto interessanti. Ok ragazzi, siamo tornati a casa. Come potete vedere si è fatto buio. Cioè no, qui dentro c'è la luce accesa, ma è fuori è buio. E direi che comunque per oggi abbiamo finito con le pubblicità. Adesso ceniamo. E stasera comunque si va al cinema. È vero, pago io, però si va al cinema. L'unica cosa buona che mi è uscita oggi. Anche il pesto è buono. Comunque voi lasciate tantissimi like se vi è piaciuto questo video. E se volete che lo faccio anch'io la prossima volta, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e seguiteci su Instagram d'insieme.official. E oggi salutiamo Sofia D'Antoni, Flavia Cottilla, Pilar Casadio, Maria Marino e Maria Grazia Di Gregorio. Ciao ragazzi, sono a tutti quanti voi. Ciao bellissimo, bellissimo. Vi vogliamo troppo bene, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao. D'insieme, d'insieme, d'insieme.